le emozioni che andremo a rivivere, che hanno lasciato scolpiti dentro di noi tanti campioni che verranno qui con me e con qualche altro amico sul palco. Uno non c'è, o meglio, uno non c'è fisicamente, perché c'è. Io ho avuto la fortuna di essere con lui qui premiato nel 2002, di accendere il braciere qui vicino, insomma, ad Arezzo, al Teatro Romano, e perciò lo ricordo con particolare affetto e commozione. Lui non c'è perché è lì dove amava stare, cioè nel cielo, in nostra compagnia. La vita di un uomo, una vita affascinante, rischiosa ma non azzardata, destinata ad abbandonare il peso della gravità, densa di straordinari episodi, non può che essere raccontata nella sintesi dell'ultima impresa: volare oltre l'Everest. Così, per ricordare Angelo, che da qualche giorno ci ha lasciato cadendo in terra di Sicilia, non rimane che ripercorrere la preparazione del tentativo con i suoi risvolti umani e nell'intensità del legame che legava l'uomo e gli altri esseri della natura. Tumi e Gea, le due aquile che avrebbero dovuto accompagnarlo e poi restare sul tetto del mondo, si sono fatte addestrare da questo babbo uomo, dalle strane ali meccaniche. Lo hanno accettato come un maestro di esperienza, qualifica che Angelo meritava in ogni sua manifestazione. Loro con l'istinto ne hanno compreso la confidenza e si sono affidate a lui per recuperare un paradiso perduto. Ma quando al cielo di Sicilia, che Angelo aveva scelto come sua terra quotidiana, si è sostituito quello nepalese, un virus ha ucciso Tumi e debilitato Gea. Un segno per il futuro? Forse, se si decide di guardare l'accaduto con gli occhi dell'oggi. Ma Angelo la decisione l'aveva presa ed è partito, solo, verso una vetta che per essere superata si deve raggiungere il cielo del jet, 9.000 metri. E poi l'insidia, al ritorno, tra le nubi che impediscono l'arrivo al campo base e l'atterraggio ruvido d'emergenza vicino ad una postazione scientifica italiana. Nelle parole di una delle componenti il gruppo di scienziati, la conclusione un po' romantica dell'avventura. Allora Tumi forse non c'era, ma sicuramente era tra gli olivi di Sicilia per accompagnarlo in alto, dove solo Angelo poteva, sapeva e sognava di andare. Addio Angelo, ai tuoi voli, alle tue aquile, ai tuoi sogni. Questo è il ricordo che abbiamo voluto dedicare ad Angelo D'Arrigo. Chiamerei qui la sorella Angela e la vedova Laura Mancuso. Io vorrei dire semplicemente grazie per essere qua, perché capisco. La riflessione inevitabile di tutti noi è: il destino è veramente beffardo a volte. Insomma, penso che sia stata la riflessione di tutti, perciò la rendo anche voi ci avrete pensato. Insomma, mi ricordo quando avevamo parlato nel 2002, avevamo parlato delle sue esperienze, mi parlava dei suoi progetti, mi aveva spiegato, perché gli avevo chiesto cosa significava studiare le aquile e mi aveva spiegato tutto, insomma, molto bene, avevo vissuto con grande partecipazione. Il destino è beffardo. Il destino è beffardo perché Angelo è morto in un aereo che non era pilotato da lui, tra l'altro era passeggero, e quel giorno era testimonial di una manifestazione alla quale lui doveva partecipare solo come ospite, come immagine, non era previsto che volasse. E quindi è beffardo perché Angelo era una persona, oltre che uno sportivo, era una persona che preparava degli eventi scientifici, perché aveva deciso di mettere lo sport anche al servizio della scienza. E quindi lui si preparava meticolosamente, compieva dei test, aveva fatto anche degli studi e poi quindi faceva delle imprese, conduceva delle imprese rischiose, però con un rischio sempre calcolato.
questa cosa non poteva calcolarla. Io non posso dire che grazie. Grazie per la vostra forza e la vostra straordinaria sensibilità. E un abbraccio ad Angelo. Grazie, grazie, grazie.